Benvenute e benvenuti a Voci di Lotta, donne e attivismo negli anni 70 in Italia. In questo podcast esploreremo il contesto degli anni 70 in Italia, soffermandoci sulle lotte delle donne e sull'attivismo femminile che hanno caratterizzato quell'epoca. A partire dal 68 e il fermento per il cambiamento politico, sociale e culturale che lo ha caratterizzato, ci addentreremo nel periodo della strategia della tensione, un momento cruciale per comprendere la storia dell'Italia, per poi concentrarci su diverse prospettive di lotta femminile. Attraverso interviste, testimonianze e analisi storiche, cercheremo di dare voce alle protagoniste di questo periodo straordinario e di comprendere l'impatto duraturo che il loro impegno ha avuto sulla società italiana e oltre. È necessario precisare che questo podcast si concentrerà principalmente sull'area industriale del Nord Italia, in particolare nelle aree di Torino e Milano. Ciononostante, proveremo a fornire un quadro panoramico generale, evidenziando gli elementi di continuità e scambio interregionale e internazionale che hanno rappresentato una delle principali novità nel panorama italiano post-68. Unisciti a noi mentre gettiamo uno sguardo approfondito su un capitolo cruciale della storia italiana, esplorando le storie, i trionfi e le sfide di sei donne che si sono spese in prima persona per le generazioni a venire. Questo è Voci di Lotta. Donne e attivismo negli anni 70 in Italia. Capitolo 2. La strategia della tensione e la strage di Piazza Fontana. Quel 12 dicembre scoppia una bomba alle 16.37 all'interno di una banca che era aperta al pubblico. In un primo momento verrà detto che è scoppiata una caldaia. Fortunato Zinni, all'epoca era un impiegato della banca, si sente dire a 2 ore dallo scoppio dell'attentato: vieni, dobbiamo riaprire la banca, i colpevoli li abbiamo già. Ci sono stati degli attentati precedenti, no? Al 12 dicembre del 69, e nel 1969 ci sono più di 145 attentati. Quindi quando noi parliamo della strage di Piazza Fontana non possiamo dimenticare quello che è avvenuto prima e che l'ha preparata, perché casualmente gli attentati precedenti non hanno fatto morti. Noi ci ricordiamo della strage alla Banca Nazionale dell'Agricoltura perché è la prima strage che fa morti. 17 nel tempo, più di 80 feriti. C'è una strategia in atto che è già stata messa in pratica in Grecia, dove c'è stato un colpo di Stato nel 1967. Strategia della tensione, no, verrà definita da questo giornalista inglese dell'Observer. Aumentare la paura perché si mantenga lo status quo, utilizzando elementi che vorrebbero sovvertire questo status quo per tornare a uno stato forte di matrice fascista. I fascisti vengono utilizzati in questa strategia. E questa è la frase che dirà il Presidente del Consiglio Rumor ai familiari delle vittime: voi verrete risarciti, i colpevoli li abbiamo. E chi vengono arrestati? A chi viene data la colpa? A delle persone, alcune delle quali fanno parte del movimento anarchico. La rete nei confronti del movimento anarchico era già stata gettata con gli attentati precedenti alla strage di Piazza Fontana. Il 25 aprile del 1969 scoppia la bomba alla Fiera Campionaria di Milano, quella sera stessa un'altra bomba all'ufficio Cambi della stazione centrale. Nell'agosto del 1969 10 bombe su 10 treni, 8 esplodono. Alcuni di loro mettevano dei petardi. Non erano loro che mettevano le bombe, compivano attentati dimostrativi, non mettevano le bombe, erano completamente estranei agli attentati che poi sono stati fatti risalire al movimento nazifascista Ordine Nuovo di Franco Freddi e Giovanni Ventura.
Per comprendere le ragioni della strategia della tensione, è necessario focalizzare l'attenzione su un evento che potrebbe sembrare marginale, un convegno di studi politici e militari che ebbe luogo all'Hotel Parco dei Principi di Roma nel 1965. Oggetto della conferenza è la guerra rivoluzionaria, una dottrina che circolava da alcuni anni negli ambienti anticomunisti e militari della NATO. Alla base c'è l'idea che la guerra fredda si sia già trasformata in una terza guerra mondiale, non nelle forme tradizionali di conflitto dichiarato, ma condotta attraverso nuovi metodi sperimentati dai movimenti di guerriglia. Si cerca una risposta flessibile alla nuova minaccia rappresentata dalle forze comuniste, che non risparmi metodi non ortodossi o manovre politiche oltre la legalità democratica. Tra i partecipanti al convegno vi sono rappresentanti del Dipartimento della Difesa italiano, personalità del mondo imprenditoriale, giornalisti, accademici e personaggi che diventeranno protagonisti del terrorismo di estrema destra nel decennio successivo. Le conclusioni della conferenza evidenziano un messaggio chiaro. È necessario dispiegare tutti i mezzi necessari nella guerra rivoluzionaria in corso in Italia e nel mondo, attraverso la collaborazione con elementi e ambiti sia militari che civili. Ma vediamo cosa accade in quei drammatici giorni del dicembre 1969. Seguiamo il racconto di Claudia Pinelli, figlia di Giuseppe Pinelli. Mio padre viene fermato insieme a tanti altri quel 12 dicembre e viene fermato illegalmente, cioè il suo fermo diventa illegale. Non so se quando è entrato in questura il fermo fosse illegale, non credo. È stato fermato con tanti altri, fanno gli accertamenti, poi o viene trasferito a San Vittore o viene rilasciato. Entro le 48 ore, mio padre dopo 72 ore si trovava ancora all'interno della questura. E nel corso dell'ennesimo interrogatorio, nella notte tra il 15 e il 16 dicembre, nel corso di un interrogatorio con almeno 5 persone presenti in quella stanza, muore precipitando dalla finestra dell'ufficio del commissario Calabrese al quarto piano della questura di Milano, via Fatebenia Fratelli. E si schianta nel cortile della questura, non muore subito. Nessuno dei poliziotti presenti nella stanza scende nel cortile. Il primo ad andare vicino a lui e sentirlo, sentire dei rantoli, sentire che non era morto, è un giornalista dell'Unità che in quel momento è riuscito a fumare una sigaretta e che ha detto: ho sentito del trambusto e ho pensato che da quella finestra avessero buttato uno scatolone che rimbalza sul cornicione senza lanciare un grido. Dopo mi sono accorto che era una persona. Nessuno dei poliziotti scenderà il tenente dei carabinieri che rappresenta l'interrogatorio, però un poliziotto salirà sull'ambulanza che è stata chiamata qualche minuto prima della caduta e entrerà in sala operatoria dove cercheranno di salvargli la vita. Quante cose succedono quel 15 dicembre, no? Considerando che la bomba scoppia il venerdì pomeriggio alle 16.37 e lunedì mattina alle 8 la banca riapre, quindi hanno chiuso il buco, hanno portato via i corpi, hanno imbiancato le pareti, hanno lavato, pulito. Quel 15 dicembre viene arrestato Pietro Valpreda e viene arrestato in tribunale dove si ritrova per rispondere ed è venuto da Roma apposta e ha la febbre quel 12 dicembre. Il 15 dicembre è in tribunale per rispondere di vilipendio a capo dello Stato per dei volantini contro il Papa che aveva distribuito durante una manifestazione e viene arrestato lì e immediatamente trasferito a Roma. Fatto un confronto lampo con un tassista che dice di averlo trasportato per circa 100 metri e indicato come il mostro, come colui che materialmente ha messo la bomba all'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Accusati con Pietro Valpreda che si faranno 3 anni e mezzo di carcere
Ci sono altre 5 persone. Bisognerebbe ricordare anche loro. Perché la tua vita cambia, cambia radicalmente quando vivi un'esperienza del genere. E ricostruirsi non è facile. E Pietro Valpreda mi ha detto: io per fortuna sapevo ballare. E nello spazio ristretto del carcere, della cella, io ho continuato a ballare. Il 15 dicembre si svolgono i funerali delle vittime di Piazza Fontana. A tempo record, la bomba è scoppiata il venerdì e già il lunedì si svolgono i funerali. Il clima è pesantissimo, si teme il colpo di Stato, c'è cioè un clima veramente plumbeo come era il tempo quel giorno. E sono i sindacati che danno una risposta molto forte, allora i sindacati c'erano. E si riuniscono per 3 giorni e per 3 notti e decidono lo sciopero generale, dando una risposta forte. Cioè, mentre il messaggio che arriva, abbiate paura, perché quel 12 dicembre scoppia la bomba della Banca Nazionale dell'Agricoltura, un'altra bomba viene trovata inesplosa all'interno della banca commerciale in Piazza della Scala e 3 bombe a Roma, tutto nelle stesse ore, all'Altare della Patria. Sui gradini del Risorgimento, nei sotterranei della Banca Nazionale del Lavoro, 5 bombe. Ecco, abbiate paura. Come è successo, succederà ancora. E quindi quanto coraggio hanno avuto quelle persone che si presentano ai funerali? Ed erano persone solidali, addolorate, consce di quello che era stato il fascismo, quello che non volevano tornasse, ma i colpevoli erano gli anarchici. E sono rimasti per anni imputati di questo delitto. Questo è quello che è avvenuto tra il 12 e il 15 dicembre. Questo è il clima. Dopo il 1969 il livello della violenza si alzerà nelle strade e nelle piazze. La risposta dei movimenti sarà organizzata e progressivamente sempre più radicale. Ma quali sono le conseguenze di questa strage all'interno dei movimenti e delle lotte politiche di quell'epoca? Cosa ha significato quell'evento? Carmela Restelli, sindacalista di lungo corso nel reparto impiegatizio di una industria chimica, ricorda come nei giorni successivi alla strage si sentisse forte l'esigenza di far sentire la propria voce. Dunque, nel 69, quando c'è stata la strage di Piazza Fontana, mi ricordo che durante i funerali della strage da noi non si è fatto nulla. Non si è fatto nulla. Da noi, figurati, eravamo gli uffici di fronte all'arena, passavano tutte le manifestazioni, i tamburi della Pirelli, ma scherzi, c'era un fermento in quei giorni lì. Allora io dico al mio compagno, quel pazzo che ha fatto andare via tutti i dirigenti: senti, ma noi ci dobbiamo stare stamattina, non possiamo starci, anche se qui non c'è niente, ci sbattono e possono sbatterci fuori perché qui il sindacato non è ancora entrato, ma noi. E allora siamo andati là dal fascistone e gli abbiamo detto: noi stamattina non possiamo lavorare di fronte a queste cose. Abbiamo preso, siamo andati in Piazza Duomo a assistere ai funerali. E poi da lì ho cominciato veramente a pensare che qui bisognava seriamente fare qualcosa. Pat Carra, fumettista femminista che con le sue vignette ha raffigurato uno spaccato dei movimenti, ricorda l'evento come un momento estremamente significativo. Piazza Fontana è l'inizio di tutto, ma non ero lì. Avevo 15 anni. Me la ricordo, però non me la ricordo a sufficienza come grande presa di coscienza politica. Mi ricordo questo senso così, proprio di grande paura, perché quello è stato l'inizio dell'attacco a tutto, diciamo. Piazza Fontana poi per me è stato un tormentone negli anni a venire, diciamo, ecco. Ho fatto vignette sulle stragi.
Ho poi seguito tanto la controinformazione, perché da lì è nata, e quindi da lì c'è stata questo appassionarsi anche nel fumetto alla controinformazione, però sempre con il taglio particolare che do io, per cui faccio sempre un taglio in cui stragismo, guerra e violenza sulle donne si incrociano. Anche Vicky Franzinetti, militante femminista e del movimento Lotta Continua, ricorda: è un punto di svolta, ma secondo me più che per la democrazia, per chi partecipa alle rivolte, perché è la fine del non organizzato in senso stretto e del non violento, e del fatto che lo Stato potesse essere coinvolto in qualche cosa. Ha anche permesso che entrasse nell'arena politica o come opposizione o come quello che tu volevi, la morte, che non è una roba da poco, eh. Nel prossimo capitolo esploreremo il panorama dei movimenti delle donne, i loro obiettivi e il loro coinvolgimento nelle lotte per i diritti. Seguiteci in questo viaggio attraverso le voci e le storie di donne comuni e straordinarie dell'Italia degli anni 70. Questo è Voci di Lotta, donne e attivismo negli anni 70 in Italia. Questo podcast è prodotto nell'ambito del progetto Prospettive Femminili sulle transizioni democratiche degli anni 70, 80 e 90. Il progetto è cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia quelli dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea o dell'European Education and Culture Executive Agency. Né l'Unione Europea né l'autorità concedente possono essere ritenuti responsabili per essi.